No, 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 non berlo. Adesso mi faccio un bagno. È scomparso. E tu chi sei? È un pesce. È un satana. Con quella pozione non è scomparsa. Si è trasformata in un pesce, eh? Il dottor Genio ha creato anche un antidoto. L'ha lasciato in una casa disabitata. Wow. Guarda qui, eh. Wow. Sembra proprio una trappola. Promettimi che non mangerai nulla. Va bene. Se perlustriamo ogni singolo angolo della casa dovremmo trovare l'antidoto prima o poi, no? Sembra una parete di armadi. Una scala dentro l'armadio. Un passaggio segreto. Svegliatevi, il tempo sta finendo. Che succede se il tempo finisce? Ehi, dottor Timothy, riesce a sentirmi? Ehi, forse non prende bene. Dottor Timothy, sono vicino alla finestra, mi senti adesso? No, a quanto pare no. Dai, Eric. Eric, chiama Tizio Bianco Incappucciato. Tizio Bianco Incappucciato, mi ricevi? No, non mi riceve. Ehi, Tizio Bello, io. Chiama Tizio Brutto, tu. Mi ricevi? Tizio Brutto, ci sei? Eric non risponde. Dammi un cenno, Tizio Brutto. Ma no, doveva andarsene proprio adesso il segnale. E dai, funziona. Eric, vuoi smetterla? Cosa? Ma funzioni allora! Ma non sei il dottor Timothy? Dominique? Dominique, sei lì dentro? Eric! Sì, Dominique? Sono qui, davanti a te! Ti stavo soltanto provando che funzionano! Funzionano, forte e chiaro, ripeto, forte e chiaro! Quindi, mi sembra chiaro che il dottor Timothy ci sente, ma non vuole risponderci! Ci sta ignorando! Cosa? Dottor Timothy, come ti permetti? Non puoi prenderci in giro, tu devi risponderci, ok? Devi risponderci, noi siamo qui a rischiare la vita! È inutile, non ti risponderà. Tutto questo ci fa soltanto perdere tempo. È cattivo lui. Sì, l'hai scoperto solo adesso. Ma ci ha appena detto che abbiamo poco tempo. Non sappiamo il motivo. Ma se abbiamo poco tempo dobbiamo sbrigarci. Ciao ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo noi, dillo, che siamo noi, dillo. Ed insieme. E siamo in missione. Siamo in questa casa ormai da tutto il giorno. Sì, sembra una bella casa, elegante, particolare. Il problema è che non sappiamo proprio niente di questa casa. Il dottor Timothy ci ha fatto arrivare qui. Ci ha detto che il dottor Genio ha lasciato in questa casa l'antidoto che farà ritornare Isabella normale, visto che al momento è trasformata in un pesciolino. Ci aveva detto che sarebbe stato facile. Ma indovinate un po'? È difficile, ci ha fregati. Siamo qui da un giorno intero, ma non lo troviamo. Questa casa è enorme, è piena di spazi strani, passaggi segreti. È piena di cose strane, antiche e un pianoforte. Eric, sì. Non è il momento di giocare. Dai, solamente una canzone. Allora, questa qui la dedico a tutti gli insiemini. Ma non sai suonare. Ti prego, voglio provarlo, da quando siamo arrivati. Che canzone è, Eric? Ma che canzone è? Contento adesso? Rompono, Eric, fa attenzione, ti prego. Basta, chiudiamo. E adesso che facciamo? Potremmo andarcene, ma significherebbe arrenderci senza un risultato dopo un giorno intero. E Isabella chi la salva? Oppure possiamo continuare a cercare all'infinito fino a che non troviamo quest'antidoto. Semmai c'è davvero quest'antidoto. Il dottor Timothy farebbe di tutto per salvare Isabella. Non può essersi sbagliato. Quest'antidoto è qui, quindi lo troveremo, forza. Speriamo. E voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se pensate che questa casa sia strana e che nasconda davvero tanti segreti. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. Sono sicura che qui dentro ci siano ancora cose che non abbiamo visto. Eravamo qui. Sì, io sono caduto da lì. E qui? Cosa c'è? Che c'è? Eric! Sì? Non è un armadio! Ma questo qui è un bagno. È una nuova stanza. Ancora una volta ci hanno fregati. Aspetta, ma stranissimo. Già, effettivamente, se lo guardo bene, è davvero molto strano. Guardate la carta igienica! Dominique, questo qui è un bagno fatto d'oro! Che?
Guardate i rubinetti, guardate lì, guardate qui e anche lo specchio. Questo qui è un bagno ricchissimo. Come? Eric, questo qui è soltanto antico, molto molto antico, non avevo mai visto dei rubinetti così, che strani. Già, ma poi sono giganteschi, ma sono dei funghi d'oro. Anche il lavandino è gigantesco, sembra una vasca. Non ci credo, anche la vasca è dorata. Bene, quindi abbiamo scoperto un'altra stanza nascosta, un altro bagno. Ed è strano anche questo, non avevo mai visto un bagno così. E comunque l'antidoto non c'è neanche qui, no. Guarda quanto è gigante questa bilancia. Scusami Dominique, non è che per caso potrei chiederti di andartene e lasciarmi qui da solo? Perché? Dominique, siamo chiusi qui da un giorno e abbiamo scoperto solamente adesso dove sono i bagni. Devo fare la pipì. Dai, vieni. Ok. Me ne vado, va bene, ti aspetto fuori, ok? Oh, finalmente. Che modi. Bene, sono sola. Di nuovo qui. Questo angolo della casa nasconde davvero tanti segreti. Una scala, un bagno, tanti armadi. E quella cos'è? Non l'abbiamo ancora aperta. Magari lì dentro c'è la pozione. Ma sono sola, Erika è in bagno. Vabbè, do una sbirciatina. Coraggio, Dominique. Trova la pozione e andiamo a casa. Cos'è? Ma che casa? Ancora? Un altro bagno? E con questo siamo a tre, ma non saranno un po' troppi? Quanti bagni ci sono in questa casa? Anche questo ha i rubinetti dorati. Vabbè, controlliamo anche qui. Non si sa mai che l'antidoto sia nascosto proprio in un bagno. Qui? Non c'è niente? No, vuoto. Qui? No, niente. Dietro? Vediamo. Che strano, cosa ci fa una vetrinetta dentro il bagno? Ma è vuota. No, nessun antidoto. Eccomi! Dominique? Dominique? Ehi! Dominique? Dominique? Ehi! Dove sei? Dominique, perché mi hai lasciato da solo? Dominique! Io volevo solo soltanto fare la pipì! Oh no! Qualcuno ti ha presa! Ti hanno rubato! Dominique! Ehi! Aspetta un attimo! Il walkie-talkie! Ehi! Dominique! Dominique! Ehi, mi senti? Eric? Eric? Dominique! Ehi, ma da dove sei uscita? Da qui, c'è un altro bagno! Un altro che? Oh, è vero, un altro bagno! Ma che senso ha fare un bagno qui e l'altro lì? Boh, è strano. Sì, ma perché mi avevi lasciato da solo, Dominique? Non farlo mai più! Aspetta, questo ancora non l'abbiamo aperto. Cosa è c'è? È vero. Che? Nah, niente di importante. Forse qui? Qui? Neanche. Aspetta un attimo. Guarda lì, c'è un'altra porta. È vero! Mi sto confondendo con tutte queste porte. Non ci siamo ancora entrati? Penso di no. E allora entriamo! Ma quando finisce questa casa? Fa attenzione, Dominique. Tranquillo, magari c'è un altro bagno. Oh. Oh. Wow! È buio, accendi. Eric! Questa qui è una camera da letto. Ed è così reale. Cioè, no, non reale come vera, reale come principesco. Già, è vero. Cosa? Che? È il dottor Timothy. È stato i walkie-talkie. Dottor Timothy, sei tu? Sbrigatevi! Cosa? Ok, calmati, ci stiamo sbrigando. E ci contatta solo per questo? Dicevamo. Guardate, Eric. Sì? Ma guarda queste cose. Asciugamani puliti, ciabattine. Sembra come se qualcuno abbia preparato il letto e tutto l'occorrente per gli ospiti. Anche questo è strano. Il dottor Timothy aveva detto che era disabitata questa casa. Voglio provarlo assolutamente. No, aspetta, Dominique, che fai? Oh, è durissimo. Davvero? Sì, i letti delle principesse sono duri. Ai. Però guardate quanto è bello! No, ma guardate quanto è bella questa postazione da trucco! Guardate, è bellissima! C'è la sedia in velluto. E qui? Cosa c'è? Oh, è rosa! Aspetta, magari qui dentro? No, nessun antidoto. No, è vuoto qui. Ciao ragazzi!
Però è rosa. Ciao ragazzi, vediamo. Wow, ma tutta la tappezzeria rosa. Dai Dominique, dai, basta, sei qui da tantissimo tempo. Altri 5 minuti. Ma abbiamo controllato ovunque, adesso che stai facendo? Mi piace questa stanza, mi fa sentire una principessa. Ok, ma l'antidoto non c'è, andiamo a cercare da un'altra parte. Ti prego, vieni con me, dai. Ok. Proviamo a vedere da questa parte. Ti seguo. Ah, qui ci siamo già stati, da qui siamo entrati e quella è la solita stanza. E quella lì? Eric! Credo di non averla vista, o forse oggi ne ho viste troppe, quindi non le distingo più. Ok, vediamo che stanza c'è qui dentro. Aprila! Ci sto provando, Eric. Ci sto provando. Non funziona? Fa vedere. È chiusa. E cosa chiave, Eric? Già, non si apre. Aspetta, abbiamo aperto tantissime porte oggi. Grandi, piccole, nascoste. Ma questa è l'unica chiusa a chiave. Erano tutte aperte. Sì, effettivamente è strano. E quindi? Rifletti, perché tu chiudi una porta a chiave? Perché c'è troppo disordine e mi vergogno. Che? No, 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 no. Chiudi una porta a chiave perché dentro ci sono cose preziose, costose. Oppure perché nascondi in quella stanza dei segreti, qualcosa che gli altri non devono vedere. Sì, in effetti anche per questo. Ho capito. L'antidoto che stiamo cercando può essere qui dentro. È importante ed è segreto. E il dottor Ginio non vuole che lo troviamo, ma noi l'abbiamo trovato. No, 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 aspetta. Tecnicamente abbiamo trovato la stanza, ma come ci entriamo? Già, anche questo è vero. Adesso ci tocca capire come entrare lì dentro. E soprattutto, cosa ci sarà in questa stanza? È di vetro, ma non si vede nulla. Si intravedono delle ombre scure. Saranno dei mobili? O dei mostri? Cosa? Ma no, saranno dei mobili. C'è anche della luce dentro. Cosa ci può essere in una casa? La cucina l'abbiamo vista, il salotto anche, la camera da letto bellissima, i bagni troppi, il corridoio. Che altro ci può essere in questa stanza? Forse è una stanza segreta. Qualunque cosa sia, noi dobbiamo scoprirlo. Dai, troviamo la chiave. D'insieme, d'insieme, d'insieme.